Buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui io e Michel, diciamo come ambasciatori della Settimarte per la nuova puntata del nostro incontro con l'esperto. Alla fine di queste 2 settimane di fantascienza che avete visto con il gameplay prima di Destiny e poi di Alien, adesso abbiamo l'opportunità di presentare questo prodotto, quello che abbiamo cucinato e anche quello che abbiamo visto in altri media cinematografici e videoludici ad un esperto. E stasera è Leandro, il dottor Intelisano. Presentati. Salve a tutti, innanzitutto grazie per l'invito e per avermi ospitato. Niente, come hai detto tu, alla fine sono un ricercatore, un fisico e ricercatore del CERN. Mi sono laureato però a Roma, in Italia, come ingegnere elettronico, e poi successivamente ho cercato di correggere il tiro. Da elettronico ho cercato di specializzarmi in campi elettromagnetici e acceleratori di particelle, per poi continuare il mio percorso come fisico e acceleratore. E attualmente sto lavorando sull'LHC, che è l'acceleratore più grande mai creato dall'uomo, al CERN di Ginevra, e all'SPS, che è il secondo acceleratore più importante che abbiamo al CERN. Beh, e allora diciamo che sicuramente ne sai più di noi e puoi aiutarci a capire meglio degli aspetti della fantascienza e quanto siano più o meno veritieri o quanto possano essere un futuro prossimo. Ci proverò, ovviamente. La fisica è talmente vasta che una persona sola non può ricoprire, come dire, tutto l'argomento della fisica. Ogni persona, ogni fisico avrà, ha il suo settore di competenza, e quindi proverò a coprire quanto posso questi concetti di fisica nella fantascienza. Va bene, allora ti facciamo vedere. Allora iniziamo magari facendoti vedere qualcosa, mettiamo un po' i piedi nell'acqua e poi magari parto con le mie domande super entusiaste su qualsiasi cosa. Non conosco quasi niente, però farò domande su forse troppo. Speriamo, infatti, anche questo. Abbiamo deciso di partire con uno degli estratti più simili a quello che forse tu vedi ogni giorno, e poi ci addentreremo nella fantascienza pura fino a farti delle domande tipo: per replicare un dinosauro, secondo te che cosa servirebbe? Questo accadrà con estrema probabilità, anche se non ha nulla a che vedere con l'acceleratore di particelle di tutti i lavori. E quindi diciamo che il format sarà quello che abbiamo usato anche nello scorso appuntamento per il combattimento corpo a corpo con Federico Tisi, che forse stasera ci guarderà il mestre. Forse, forse. Adesso se scrive in chat ve lo dico. Certo. Allora, intanto io inizierei quindi con Quantum Break, che adesso scompare brevissimamente dallo schermo e poi ritorna. E questa qua l'abbiamo scelta perché fondamentalmente dovrebbe essere la rappresentazione, no? Di un laboratorio abbastanza realistica. Questo in realtà ce lo dovresti dire tu. Così è stato venduto il prodotto, nel senso Quantum Break tecnicamente dovrebbe essere un gioco che, oltre a poi quello che sono proprio gli sviluppi più divertenti del prodotto, del videogioco, inizia in un laboratorio in cui si lavora un acceleratore di particelle. Quindi dici un po' che cosa vedi, se c'è qualcosa che riconosci, se ti piacerebbe riconoscerlo. Dici tu. No, fino adesso ci sono delle similitudini effettivamente, nel senso anche questi sistemi di protezione per evitare che qualsiasi individuo possa entrare nell'acceleratore. È vero, anche al CERN sono installate, ma più che altro per evitare che qualcuno possa entrare dentro al tunnel, che è il tunnel dove è alloggiato l'acceleratore, ma più che altro per un sistema di sicurezza verso la persona che possa accedere. Cioè, è pericoloso perché durante il funzionamento di un acceleratore i tunnel sono radioattivi, non si può assolutamente camminare liberamente dentro al tunnel. Però in generale i laboratori del CERN sono molto... non sono, come dire, non c'è un divieto d'accesso, anzi spesso e volentieri l'accesso è libero alle persone, anche per, infatti spesso si organizza si organizzano questi open lab per poter vedere laboratori in modo del tutto libero. Sicuramente, se non ricordo male, in Quantum Break ovviamente c'è un attimo un po' più di, come dire, di guardia, di protezione, perché credo che sia più un'azienda privata, mentre se faccio un paragone il CERN invece è finanziato dai soldi pubblici e quindi anche per quello è più libero, è più, c'è meno sicurezza da questo punto di vista. È meno, sì, diciamo, è meno probabile che ci scappi il metaumano al CERN. Sì, anche questo. Sì. Ma i sistemi di sicurezza sono assolutamente, cioè, severi. Per entrare nel tunnel hai bisogno dello scanner, la retina, le impronte digitali, non sono così, non è banale. No, ma nessuno, devo dirti che neanche immaginavo fossero banali. Tu mi raccontavi di un incidente, perché quando si parla dell'acceleratore di particelle si immagina o qualcosa di totalmente, secondo me, fuori dalla realtà, o qualcosa al contrario tremendamente piccolo o quasi insignificante per un ignorante, cioè un fascio di luce chissà cosa può combinare. Ma tu mi ricordavi di un incidente in cui un fascio di luce, correggimi se sbaglio, ha tirato giù praticamente una parete. No, in realtà non proprio una parete, poi gli acceleratori sono fasci di particelle, sono più elettroni o protoni, dipende ovviamente da cosa stai studiando. Sì, una volta capitò, credo che capitò nel 2010, un anno prima della scoperta del bosone di Higgs. In sostanza c'è stata un'avaria e un fascio di particelle di protoni ha completamente sfondato un arco dell'anello dipolo, e praticamente i dipoli sono quelli che ti permettono di confinare il fascio dentro la macchina e di lasciarlo circolare all'interno dell'anello. In sostanza c'è stata un'avaria e quindi è esploso tutta quella parte, causando ingenti danni. Infatti poi, come dire, la rivelazione del bosone di Higgs è stato shiftato di 1 o 2 anni, adesso non ricordo bene. Okay. Sì, ma comunque sono capitati, diciamo, più volte incidenti di questo tipo. Una volta ricordo che sono state trovate, dopo un upgrade sempre sull'LHC, sono state trovate all'interno 2 bottiglie di Heineken, così dentro, 2 bottiglie di Heineken. Di Heineken, sì. Accade anche ai migliori, praticamente. Sì, accade anche nei posti più strani. Vedevano che c'era appunto una perdita del fascio strano, appunto la macchina precisa. Alla fine si è scoperto che erano 2 bottiglie. Ragazzi, di Heineken, queste sono, chissà come. Queste sono delle storie incredibili. Dovrebbero fare tipo il blog al CERN. Sì, ma ci sono tante storie ovviamente strane. Pensa che rottura di palle per quelli che stavano cercando di fare i calcoli e capire ste perdite da dove arrivavano, e poi hanno dovuto spiegare che erano 2 bottiglie di Heineken a rallentare. No, infatti, all'inizio non si capiva, la gente pensava l'ipotesi più assurda, e poi che meraviglia. Ci sono sempre questo tipo di rappresentazioni nei laboratori, e non fa eccezione Quantum Break, di super scienziati o comunque persone preparatissime che indossano molto spesso magliette, t-shirt di bande musicali, di band, o comunque è molto nerd nell'appariscenza. Sì, no, è un ambiente molto molto nerd. Ok, quindi questo è vero. È un ambiente molto strano, nel senso, più che magliette di gruppi musicali, gruppi rock, vedrai veramente gente che ha il maglioncino di Topolino, cose molto più molto più basico, diciamo. Sì, molto più basico. Sì, no, comunque è un ambiente molto nerd, molto nerd. Ci si emoziona con poco, alla fine tu vedi gente che guarda magari veramente un grafico, esulta. Sì, è un ambiente particolare, questo lo riconosco. Sì. Una cosa che sto notando adesso è che questa cosa che mi sta entrando dentro la macchina, credo che sia un acceleratore, in questo caso, però è abbastanza inverosimile. Sì, perché le dimensioni sono diverse, giusto? Le dimensioni sono diverse, poi dentro la macchina, almeno gli acceleratori moderni, ci deve essere il vuoto assoluto, nel senso, ci sono delle pompe apposite per svuotare l'anello, in modo tale che poi la fascia di particelle che circola dentro l'acceleratore non possa incontrare, che sono molecole di aria, non deve esserci nulla all'interno. Per questo ci sono delle pompe a vuoto, che servono appunto per il funzionamento della macchina. E qui sto vedendo invece che la macchina si apre e si chiude, facendo entrare personale in modo del tutto, diciamo così, in scioltezza, sicuramente. In scioltezza, sì. E poi il discorso è questo qui. Dico, tu adesso concretamente, giusto per finire di introdurre un po' il tuo lavoro, ma l'acceleratore di particelle in sé, concretamente, se io ti dovessi chiedere ma a che cosa serve, tu cosa risponderesti a una persona che ti fa una domanda di questo tipo? Banalmente. Ma l'acceleratore, ora come ora, serve a tantissime cose, però in particolar modo quello che mi verrebbe da dire è sicuramente il microscopio più potente al mondo che conosciamo. Perché alla fine con quello ci studiamo le particelle, la fisica fondamentale, i mattoncini che costituiscono la materia, il quark, l'elettrone, cose che con un microscopio ottico non ci potresti mai arrivare, non potresti mai vedere. E poi inoltre molti lo vedono anche come una sorta di macchina del tempo, tra virgolette, ma non, spero che non sia fuorviante il... Temo che il danno sia fatto. Sì, ma perché in realtà non è proprio così, perché stavo inventando macchina del tempo, perché Quantum Break che piace, però non è proprio così. In sostanza con l'acceleratore, soprattutto con l'LHC, tramite la collisione di protoni altamente energetici, tu riesci a creare le stesse condizioni che si avevano un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo dopo il Big Bang. E quindi in sostanza tu quello che fai quando fai collidere un fascio di protoni è riesci a vedere esattamente quello che è successo dopo il Big Bang, in quell'istante dopo il Big Bang. E in questo senso alcuni la considerano una macchina del tempo, perché tu riesci effettivamente a vedere quello che è successo nel passato, ma poi in realtà non è che piaci, vedi una condizione che avevamo nel passato, tutti qua. Ok, quindi diciamo è come quello che diciamo ci insegnano a scuola, del dire quando tu vedi una stella non è la stella ma è com'era la stella a x anni di luce di distanza da te. Ma lì veramente se tu guardi il cielo tu effettivamente stai vedendo una fotografia del passato, quindi lì effettivamente tu stai vedendo il passato. In questo caso invece tu stai creando delle condizioni che seguono al passato, e quindi è una sorta di simulazione, mettiamola così. Chiaro, chiaro. Sì, in questo senso chiarissimo. Sì. Quindi diciamo, sì, in questo senso è una macchina del tempo. Poi da lì le varie speculazioni. Sì, 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 no, assolutamente. Ovviamente ci fai tantissime altre cose con l'acceleratore. Infatti basti pensare che l'80% degli acceleratori nel mondo in realtà vengono usati in ambito medico e industriale, soltanto... questo infatti. Sì, sì, soltanto pochi acceleratori vengono utilizzati in ambito di ricerca, soprattutto nella ricerca della fisica fondamentale. E quando dici medico parliamo di ricerca contro il cancro, penso principalmente. Sì, no, ci sono acceleratori che utilizzano appunto fasci di idrogeno di carbonio per poter bombardare, lasciatemi passare il termine, il tessuto tumorale, e quindi ovviamente per cercare di guarire il paziente. Oppure anche la PET che sarebbe... è costituito da un fascio di positroni capace appunto di fare tomografia, nel senso avere un'immagine dell'organo è molto più realistico. Quindi io se tu dovessi giudicare tutto quel filone della fantascienza, soprattutto che ti posso dire anni 60, mettiamola così, no? Quindi dove c'era tutta questa ricerca più o meno sporca sul nucleare o su quella che era un'idea fantascientifica che poi è diventata l'acceleratore di particelle, esiste un legame effettivamente con chiaramente tutte le varianti del caso, però con la genetica e comunque con gli organismi organici, cioè c'è un modo per cui tu effettivamente da quel tipo di studi puoi apportare beneficio a un essere umano. Sì, assolutamente, ma alla fine secondo me la ricerca in sé, in generale, ok, lo scopo della ricerca non è portare subito innovazione o benefici, lo scopo è fare ricerca per la conoscenza, però poi ovviamente da lì ci c'hai un sacco di effetti collaterali e benefici secondari, no? Per esempio come gli acceleratori al CERN facciamo fisica fondamentale, però come effetto secondario è che poi la tecnologia sviluppata per raggiungere quei livelli di ricerca viene poi impiegata in ambito medicali, biomedicali, eccetera, eccetera. Da quel punto di vista come effetti secondari sono più disparati alla fine. Certo. Quindi, qui hai già una prima domanda dalla chat. Sì. Lag90 ti chiede: se dovessero affidarti un progetto, ti dovessero dare carta bianca, in questo caso forse proviamo a centrarla dicendo rispetto a quello che fai, quale sarebbe la prima idea e diciamo in che cosa svilupperesti? Se tu potessi scegliere, magari mettiamola così, che ambito potenziare o quale aspetto della ricerca secondo te in questo momento è particolarmente potrebbe essere particolarmente fruttuoso, e spiegacelo in italiano, grazie. Questa è una domanda abbastanza difficile da poter rispondere su due piedi. Io personalmente sicuramente cosa vedi promettente, ecco, mettiamola così, che cosa vedi promettente? Io personalmente continuerei sempre sulla ricerca fisica fondamentale, però un progetto che ritengo promettente è che secondo me bisognerà appunto spingere è quella di creare un acceleratore più grande rispetto a quello che abbiamo adesso nell'LHC, perché oltre a poter dare innumerevoli risposte, a poter scoprire nuova fisica, c'è anche un fattore che, come dicevo poc'anzi, che creare nuovi strumenti, nuova tecnologia per la ricerca alla fine ha i benefici secondari, quindi poter creare un acceleratore più potente come effetto collaterale potrebbe appunto migliorare anche a livello biomedicale la ricerca, eccetera eccetera. C'è anche un fattore politico, nel senso che ora come ora la ricerca è, abbiamo un fattore chiave in Europa sulla ricerca, appunto grazie al CERN e ai nostri enti di ricerca in fisica come all'INFL in Italia, eccetera eccetera. E il Giappone e la Cina invece stanno investendo molto sulla ricerca fondamentale, stanno cercando di surclassare o comunque di creare un acceleratore più potente di quello che abbiamo al CERN, e a quel punto perderemo quello che è il primato. L'Europa non avrebbe più un ruolo chiave, e quindi potrebbe essere anche che il CERN non avrebbe più senso di esistere, quindi la ricerca spostarsi completamente in Oriente. Quindi se potessi scegliere, io penso che punterei tutto sullo sviluppo di questo nuovo acceleratore che viene chiamato FCC, Future Circular Collider, che dovrebbe essere un acceleratore di 100 km, quindi sì, decisamente per adesso sarei più su quel progetto. C'hai risposto. 100 km letteralmente di lunghezza? Circonferenza. Sì, sì. Qua ma adesso non è che sono quanto piccoli, gli altri che abbiamo. Adesso di quanto parliamo? Adesso il più grande che abbiamo è di 27 km di circonferenza. Quindi comunque... Quindi sarebbe un incremento... Quasi 5 volte tanto. Sì, perché purtroppo l'unico modo che abbiamo... Il problema in fondo è che non siamo in grado di costruire... magneti performanti, nel senso fino a un tot non ci arriviamo, e quindi i magneti sono l'unico strumento che abbiamo, il campo magnetico, per poter confinare la particella dentro la circonferenza. Il problema qual è? Che più la particella è energetica e più fa resistenza al campo magnetico, quindi l'unico modo per poterlo tenere come dire dentro la circonferenza è creare anelli più grandi, una curvatura più grande, esattamente. Okay. Quindi ora faccio un attimo di recap per la chat. Il più grande sono 27 km di circonferenza, mentre il progetto successivo sarebbe arrivare a 100 km di circonferenza. Da 90 a 100, sì. Da 90 a 100, che è un incremento incredibile, però certo. Sì, sì. Esattamente. Beh, in questo senso comunque hai toccato un punto importante. Sicuramente mostrare muscoli nella scienza ha rappresentato il rovescio della medaglia ed è per mostrare i muscoli militarmente. Cioè, sin dalle grandi spedizioni, Darwin era ormai potremmo dire quasi un biologo, e aveva bisogno della marina militare per andare alle Galapagos e essere protetto mentre faceva i suoi esperimenti. Poi la guerra fredda o la ricerca allo spazio, effettivamente non hai mai avuto un dominio militare se non avevi anche quello quello scientifico, quindi anche per questo tante volte la narrazione, la fantascienza o comunque l'intrattenimento si è divertito con incrociare le due realtà, perché effettivamente si presta un po' il tema. Sì, se volevi rispondere, Leandro, poi ti faccio una domanda. No, io sono d'accordo con quello che dice Alessio. In aggiunta volevo anche dire che secondo me è importante anche che la ricerca rimanga in Europa, per così dire, perché alla fine io rimango sempre sul discorso del CERN, perché diciamo la mia realtà è con quello con cui posso interfacciare meglio. Però per fare un esempio, il fatto che il CERN comunque è finanziato da soldi pubblici fa sì che tutte le scoperte fatte dal CERN sono di dominio dell'umanità. Un esempio banale che viene fatto sempre è quella di Internet. Internet è stato scoperto in modo al CERN, è stato creato al CERN, il World Wide Web, per scopi diciamo banali. Era un modo per poter comunicare con gli altri scienziati, poter scambiarsi informazioni eccetera. Adesso invece è esploso, è diventato praticamente un servizio di dominio pubblico. Se avesse, non lo so, inventato un privato o magari, che ne so, in Oriente o comunque uno Stato, e ci avesse messo un brevetto, non lo so, magari ogni volta che entravate su internet avreste dovuto pagare un abbonamento, soldi. Anche per quello lo trovo importante, perché tutte le scoperte sono di dominio dell'umanità, sono fruibili a tutti. Sì, e infatti è un po' anche la grande attualità è stato un po' il tentativo di gestire l'approccio al vaccino dell'UE, no? Che non ha funzionato, però in realtà appunto chi lavora nell'ambiente istituzionale europeo sa che quello è semplicemente il tentativo di gestire qualsiasi cosa. Il fatto del dominio pubblico, del cercare di entrare con i costi e di regolare comunque il profitto, quindi assolutamente hai ragione. Secondo me è proprio come si comportano le nostre istituzioni in realtà, quindi sì, perché no? Ma io ti volevo chiedere, siccome adesso siamo entrati un attimo in questo nella zona più geopolitica, no? Abbiamo parlato dell'Europa e dell'Asia fondamentalmente, e invece io che sono ignorantissimo, quindi ti faccio proprio domande io non so veramente nulla al riguardo. Gli Stati Uniti e la Russia nei confronti della fisica teorica come si pongono? Cioè, perché gli Stati Uniti, ad esempio, i contributi degli Stati Uniti vanno al CERN o non sono interessati? Mi sembra un po' strano. Allora, gli Stati Uniti hanno il loro centro di ricerca in fisica fondamentale molto importante, che è il Fermilab. Ovviamente prima della creazione del CERN era il più importante forse del mondo. In realtà non credo che finanzino direttamente il CERN, però collaborano sicuramente in modo stretto. Più che finanziare direttamente con soldi, diciamo contribuiscono magari offrendo magneti, sai, portando implementazioni sulla macchina direttamente in questo modo, ecco. E c'è anche un rapporto di condivisione di conoscenze? Ma quello sempre. Tutti gli istituti, nel senso, tutte le scoperte del CERN sono pubbliche, nel senso chiunque può accederne. Però sì, si lavora insieme, quindi c'è una condivisione di ricerca, anzi molti progetti sono portati avanti insieme, assolutamente. Sì. Infatti diciamo che molte macchine che hanno al Fermilab sono, come dire, settate, impostate in maniera tale per fare una certa ricerca che non facciamo noi, in modo tale da non... Cioè sono complementari spesso. Sì, sono complementari in questo senso, assolutamente. No, questo è interessante, perché non conosco... Invece, onestamente, credo che non ci sia una collaborazione così forte, ecco, come gli altri stati. Chi l'avrebbe mai detto? Loro sono sempre stati abbastanza... chi l'avrebbe mai detto? I capi loro, ecco. Quindi... Strano, sì, non succede mai. Almeno non ne sono... consapevole, ecco, questa è ecco, diciamo questa è la risposta più, sì, più corretta. Magari sono discreti, sì, sono molto bravi a essere discreti. Ma ecco, quello sì, a tratti, dipende dagli anni. Comunque, questo Quantum Break è stato perfetto per, diciamo, per sì, introdurci un po' al discorso generale, ma probabilmente adesso noi ti chiederemo di mostrare i muscoli perché passiamo a qualcos'altro. Cosa pensi di passare adesso? Ma secondo me è un gioco che lui non conosce bene, si chiama Dead Space, e magari lì possiamo provare, non ho mai sentito nominare, lì possiamo provare a, diciamo, a fargli qualche domanda un po' più, allora, io... un po' più divertente, che per ora siamo stati, abbiamo parlato di geopolitica, acceleratori particelli. Giusto, prima di cambiare c'è Lag90 che fa un'altra domanda, poi cambiamo, e dice: fisica e fantascienza, avendo a disposizione l'esperienza empirica di un ricercatore, come si intersecano questi due mondi nel quotidiano, nella realtà? Quanto c'è di fantascientifico nella ricerca? Non è una domanda facile, è una domanda... Che domande, no, domande importanti. Secondo me la potresti affrontare così. Sì, vai, no, vai. Ma in realtà secondo me c'è molto, perché alla fine spesso e volentieri la ricerca si basa, nel senso, parte tutto da, chiamiamole, teorie fantascientifiche, nel senso... No, certo. Per esempio, per fare un esempio, quando si parla per esempio di wormhole o anche di motore a curvatura di Star Trek, alla fine nasce dalla fantascienza, però effettivamente da lì partono molti studi, e potete trovare per esempio anche per il motore a curvatura articoli scientifici pubblicati dove effettivamente c'è uno studio dietro, dimostrano quando e come può essere attuato, si può realizzare. Quindi sì, dalla fantascienza spesso nasce la ricerca scientifica. Tra l'altro... O perlomeno... No, mi è venuto in mente mentre parlavi del fatto che, ad esempio, adesso non so se sia aggiornatissima questa cosa che sto per dire, però io sapevo che le 3 leggi della robotica di Asimov venivano attivamente utilizzate proprio all'interno della robotica empirica, sì, effettiva, perché sono efficaci, sono ottime. Sì, assolutamente, assolutamente. L'ho sentito pure io questa cosa, effettivamente utilizzeranno queste 3 leggi per l'appunto come... Anche se lui ha basato tutto un filone di letteratura sulle varie eccezioni alle 3 leggi, sembra che siano le migliori che abbiamo. Fatta la legge, trovato l'inghippo. Sì, esatto. Esattamente. Ma la cosa più interessante, tra l'altro, su questo punto è che l'anno scorso, per non dire gli ultimi 2 anni, hanno avuto un'impennata, tra questa era una ricerca che faceva LinkedIn, comunque un'impennata di posizioni aperte per giuristi e filosofi da impiegare proprio nella programmazione robotica. Cioè, effettivamente siamo arrivati al punto della questione etica sotto un certo punto di vista. Chiaramente non è Westworld, chiaramente non è Blade Runner, però siamo arrivati al punto di dire è effettivamente corretto, e soprattutto come farlo, la programmazione e la regolazione di un giusto e sbagliato, in un certo senso. Cioè, secondo me siamo un po' nella fase in cui qualcosa sta germogliando. Tu che ne pensi? Ma io sono dell'idea che alla fine quei futuri come Westworld, o comunque dove ci saranno... Dove la macchina vince, diciamo. Dove, no? La macchina vince, o comunque la macchina vive, è senziente, secondo me non è un futuro troppo lontano. Alla fine, vabbè, è da anni che si cerca di fare intelligenza artificiale, o comunque programmare... intelligenza, eccetera eccetera. Ora come ora ci sono stati anche limiti tecnologici, però secondo me con i nuovi computer, anche quelli quantistici che stanno sviluppando, secondo me non è un futuro troppo lontano, ecco. Perché non so se avete sentito anche... Esatto, volevo chiederti questo. Per Google ha dichiarato la supremazia dei computer quantistici, nel senso... Avevamo anche questo, infatti avevamo anche questo. Allora a questo punto invece ti chiediamo, noi avevamo tratto di un computer quantistico, allora ti direi che probabilmente a questo punto, se di miscele d'accordo, potremmo probabilmente passare a quello, così non creiamo neanche una frattura nel flusso. Computer quantistico, devo immaginare sia Rasputin. Esattamente, esattamente. Allora, siamo qua. Nome importante. Nome sì. Importante. Nome importante. In realtà, allora, non c'è l'audio. Non so se posso metterlo o no, non ne ho idea. Ah no, guarda, prova a metterlo, perché secondo me l'audio merita. Sì, ma anche perché è un'altra domanda che ti potrebbe fare. The Bray family shaped me to be an all-seeing savior, while your vanguard sought to wield me as a primitive weapon. But today, that ends, and I define the reality of my own existence. My sight will stretch to the edge of this system and beyond. Never again will the threat go unseen. From this day forward, I will defend humanity on my own terms. I am Rasputin, guardian of all I survey. I have no equal. What have we done? Don't worry. We've got this. Ok. Adesso lo rimetto, non so, allora non so quanto si sia sentito. Tu Leandro l'hai sentito? Io l'ho sentito, vabbè, abbastanza, era un po' volume basso, però il concetto alla base. Sì. Esatto, il concetto alla base è che questa macchina, questo supercomputer, il gioco è Destiny intanto, chiariamo, quindi un prodotto Bungie che è sempre in grado di strizzare l'occhio, secondo me, alla cosa giusta. E questo qui è Rasputin, un po' il supercomputer dell'età dell'oro degli umani, quindi è un computer che una volta entrato in contatto con un monolito che potremmo assimilare a quello di 2001 di sé nello spazio, diventa il carburante, il propellente per l'umanità, per arrivare a colonizzare tutti i pianeti del sistema solare e a portarli sostanzialmente nel futuro. Il discorso è che Rasputin, per quanto non venga esplicitato, è probabilmente un computer quantistico. Probabilmente sì, perché ad oggi con, diciamo, un computer normale a suono di transistor la vedo dura, ecco. Probabilmente sì, o magari non so, raggiungeremo tecnologie ancora più superiori rispetto ai computer quantistici, che questo non è dato saperlo ad oggi, ecco. Però sì, è abbastanza arrogante ad essere un'intelligenza artificiale, ecco. Sì. Beh, considera che all'interno del mondo di gioco Rasputin effettivamente ha abbastanza il diritto di ritenersi arrogante, cioè lui praticamente è stato creato come misura difensiva contro letteralmente qualsiasi cosa all'interno di tutto il sistema solare, e ce la fa, cioè per la narrazione di praticamente due interi giochi lui difende qualsiasi cosa e... addirittura da qualsiasi cosa, addirittura i guardiani, che sono i protagonisti del gioco, non è che lo temono, però insomma Rasputin è Rasputin, è la misura difensiva finale. E niente, no, è bellissimo perché effettivamente Rasputin ha un'identità sua, cioè in questo universo, perché alla fine manifesta una sorta di carattere, un'identità sua. Sì, dice addirittura io sono Rasputin, alla fine dice io sono Rasputin. Quindi non lo so, è interessante anche il fatto che in un futuro si possa arrivare al momento in cui una macchina, appunto quale sarà il limite, no? Quando la macchina manifesta la propria esistenza, che poi è quello che dicono differenzi noi dagli animali, ovvero il fatto che noi siamo consapevoli di esistere, noi diciamo io esisto, io sono, ci rendiamo conto, e quando accadrà che una macchina lo farà sarà veramente difficile, no? Vedere la linea di faglia tra noi e loro. Quello sì, ma secondo me sarà una diretta conseguenza dell'intelligenza artificiale. Ovviamente se riuscirà a dotare una macchina di intelligenza sarà inevitabile, ma questa è, diciamo, una mia opinione. Sarebbe molto più una domanda da fare a un informatico IT, ecco. Allora, secondo me intanto facciamo brevemente un passo indietro per definire un po' il computer quantistico per chi dovesse ascoltarci, e perché effettivamente sarebbe sensazionale un'implementazione definitiva di questo strumento nella realtà che ci circonda. Correggimi se sbaglio, Leandro, concettualmente si intende un computer che lavora in maniera non classica, non come quello, potremmo dire, teorizzato da Turing, giusto? No, è un computer completamente diverso. Alla fine i computer, quelli classici, canonici per così dire, sono dei computer fatti da banali transistor, dove hai il classico valore 1, 0 del bit, quindi un transistor alla fine può valere 1, 0, quindi la combinazione di miliardi e miliardi di transistor ti dà... come dire, ti compone il computer, quindi hai la possibilità di ovviamente fare calcoli più complessi. Quindi, banalmente, diciamo che è un po' il limite che noi abbiamo giorni il nostro computer, il nostro smartphone, che oltre un tot non riesce a fare multitasking. Il computer quantistico non avrebbe nessun argine da questo punto di vista. No, perché abbiamo anche un limite tecnologico, anche strutturale se vogliamo, nel senso che noi possiamo mettere, diciamo, su un chip un tot numeri di transistor. Ora siamo in grado ogni tot anni di diminuire la dimensione del transistor, quindi aumentare la densità, il numero. Che ha un nome questa legge, si chiama legge di Moore. Il problema è che noi siamo arrivati al capolinea. Esatto. Il nome viene da Alan Moore, che ci sta seguendo e lo salutiamo. Ciao Alan. Esattamente. Watchman allo specchio grattandosi la barba. No, infatti ti volevo chiedere anche questo, il momento che siamo arrivati al momento in cui non è più possibile rimpicciolire le dimensioni, aumentare la densità. Non è più possibile, siamo arrivati al limite che dovrebbe essere di 7 nanometri, se non sbaglio. Comunque è molto piccolo, stiamo parlando di dimensioni atomiche. E non riusciamo ad andare più in basso di così, quindi per creare calcolatori più performanti abbiamo bisogno di nuove vie. Non possiamo più ricorrere alla tecnica di rimpiccioliamo il transistor, e quindi ora come ora l'unica via per adesso per il calcolatore è quello di passare ai computer quantistici, che in sostanza invece di avere un bit che vale o 1 o 0, adesso ti può valere 1 0 o un numero intermedio tra questi due, e quindi puoi avere delle combinazioni di valori per così dire che cresce esponenzialmente. Quando hai due bit, bit normali, alla fine puoi avere 0 1 0 0 1 1, 4 combinazioni. Invece con i bit quantistici, chiamati quantum bit, con 2 bit puoi avere 16 combinazioni, e quindi da lì puoi capire come cresce esponenzialmente la possibilità di avere computazioni più complesse. Quindi diciamo che virtualmente un computer quantistico riuscirebbe a di un pianeta da un punto di vista... Scusami, ti ho perso per qualche secondo, puoi ripetere? Ora mi senti? Sì. Dicevo, virtualmente quindi un computer quantistico, senza voler arrivare a un sistema solare, ma un computer quantistico sarebbe perfettamente in grado di autoregolarsi nella gestione della difesa di una rete satellitare militare per un pianeta. Ma lì dipende poi quanto sei bravo a programmare l'intelligenza artificiale. lì è colpa dell'uomo poi. Sì, alla fine adesso ci stanno delle tecniche che vengono chiamate machine learning o deep learning, dove in sostanza sono algoritmi numerici che sono capaci di rendere la macchina, il codice in realtà, capaci di imparare da soli, però per piccole cose, per adesso. Beh sì, se si riesce a implementare un'intelligenza artificiale capace ovviamente di supportare unità del genere, secondo me la potenza numerica si può raggiungere, perché per esempio, come dicevo prima, Google ha fatto un esperimento e ha messo davanti un esercizio a un calcolatore normale classico il più potente che ha la Google, che dovrebbe essere anche il più potente del mondo, come potenzialmente computer. Sì. E questo, scusami se ti interrompo, diciamo, fa scopa con quello che dicevi prima, nel senso dovrebbe essere tutto appartenente agli stati, dovrebbe tutto essere di pubblico dominio, però di fatto in questo momento ci sono molte grosse società che si comportano da reti di difesa militare. Certo, certo, assolutamente. E poi vabbè, la Google privata, quindi diciamo rimarrà tutto... tutto privato, tutto privato. Ma vai, non volevo interromperti, scusami. No, figurati, anzi. In sostanza quello che stavo dicendo è che poi ovviamente hanno dato lo stesso identico esercizio a un computer quantistico, fatto solamente di 54 qubit, se non sbaglio. Il computer non l'hanno neanche fatti partire simultaneamente, per dirti quanto se ne fregavano alla fine del... in sostanza il computer quantistico ci ha impiegato 3 minuti e 20, mentre il computer classico ci avrebbe dovuto impiegare 10.000 anni, però ovviamente l'hanno stoppato prima, per farti capire la differenza. Sì, diciamo che è abbastanza sostanziale. Parliamo di soli 53 qubit rispetto a un computer che aveva milioni e milioni di terabit o cose del genere. Dalla chat ci dicono giustamente che tra l'altro questo discorso di Rasputin o comunque l'idea di questo computer che regoli la difesa è un'idea di Kissinger, che è un politico naturalizzato americano, di ex militare tedesco, che parla di una... cioè, sognava o comunque riteneva che il punto di arrivo della tecnologia dovesse essere una sorta di antivirus mondiale, che poi trattato diciamo in maniera decisamente decaffeinata è un po' anche il discorso di Tony Stark in Age of Ultron, no? L'armatura intorno al mondo. Quindi diciamo che è un tema centrale sia nella politica che nella fantascienza. Sì, che... in realtà un elemento simile compare anche in Asimov, Asimov in un racconto postula la possibilità che dei mega computer, ognuno diviso per continente, regolino il flusso economico, che quindi l'economia mondiale sia regolamentata da 5 mega computer fondamentalmente, e che quindi il flusso monetario non sia più responsabilità umana e quindi errore umano, e quindi non possa più essere sfruttato dagli uomini, ma sia tutto regolamentato. Non lo so, sinceramente l'idea di un antivirus unico per il pianeta mi spaventerebbe un pochino, non so se sarei d'accordissimo, però secondo me finché rimane una semplice macchina e non la rendi senziente ci può ancora stare. Il problema è quando la rendi senziente, perché a quel punto se la rendi senziente la rendi un po' simile all'essere umano, e quindi secondo me crei anche quegli errori umani che abbiamo, è il paradosso. Il problema è questo, nel senso, dal momento in cui gli dai la possibilità di affermare la propria esistenza è libera di scegliere, e quello che sceglie la macchina non è che sarà necessariamente opposto a quello che sceglierebbe un uomo, ma magari la macchina va per il giusto, che in Dungeons and Dragons sarebbe tipo il legale buono, quello che è giusto perché deve essere giusto. Invece per l'essere umano una cosa del genere è sempre relativa. Magari bombarda un paese perché inquina troppo. A una persona casuale alla fine diventerebbe la stessa identica cosa. Sì. Il punto, per esempio, parlando di un altro campo, no? Per esempio in giurisprudenza, quando tu fai filosofia del diritto, adesso io non ricordo se fosse Hegel o Heidegger, comunque tu studi il paradosso della macchina giuridica. Loro ti dicono che sostanzialmente questo grande mito del computer che giudica in realtà non sarebbe così, non è un espediente così perfetto, e ti dice che tu, messo davanti un imputato davanti ad un giudice macchina, perderebbe quel minimo di elemento emotivo che comunque è necessario per la somministrazione di una pena. E secondo me è un concetto abbastanza generale, è corretto, ma come diceva Leandro, lo sto dicendo che poi bisogna vedere chi programma la macchina, altrimenti dovresti arrivare al punto in cui la macchina si autoprogramma, però nel senso... Però capito, per far sì che si autoprogrammi deve avere dei valori ben precisi impostati. Esatto. O almeno credo. Quindi è nato prima l'uovo o la gallina. Esatto. Però torniamo nei meandri della fisica magari, adesso ci siamo addentrati... No, ci stiamo perdendo. Va bene, quindi per te Rasputin supera il test più o meno di realismo, perlomeno nel futuro ipotetico. Non è un futuro, cioè non è una possibilità così improbabile, ecco, secondo me. Ma e poi questo è la fantascienza fatta bene, secondo me questo deve ottenere, un futuro non così improbabile. Sì, certo non può, però non così improbabile sì. Adesso cosa potremmo far vedere? Ma bisogna vedere, allora... abbiamo a disposizione le tute di Dead Space, abbiamo a disposizione... anti-opportunistica spaziale. Sì, parliamo di quello? Dai, perché no? E poi dopo abbiamo preparato due sorte di chicchette cinematografiche, sì, che ci siamo assicurati di poter far vedere. È un mio personalissimo autoregalo nerd. Sono curioso di vederlo allora. Allora, il punto su Dead Space è questo qui. Lui è un ingegnere, Isaac Clarke, che tra l'altro prende il nome da due grandissimi autori stracitati della fantascienza, appunto Asimov e Clark, quindi Isaac Clarke, e lui è un ingegnere che si occupa di estrazione mineraria in questo futuro in cui tu sostanzialmente stai cercando di terraformare o comunque di raggiungere asteroidi da cui prendi le risorse minerarie adatte, e ad un certo punto del gioco, per fronteggiare dei mostri in un'atmosfera molto simile a un Resident Evil, inizia ad indossare delle tute che sono a tutti gli effetti tute di laboratorio del futuro. Quindi il punto poi sostanzialmente è un po' questo. Secondo te a che punto siamo nella sicurezza dal punto di vista scientifico? Hai già un po' risposto quando dicevi dei parametri già del CERN per accedere all'acceleratore, ma esiste un momento secondo te in cui la ricerca diventa così pratica e il rischio è tale che ti può portare l'attrezzatura antinfortunistica anche in un laboratorio a diventare un'armatura? C'è uno sbocco in cui secondo te questo può arrivare, soprattutto lavorando a gravità zero? Questa è una domanda abbastanza difficile, perché mi devi prevedere anche un po' il futuro. Secondo me arrivare ai livelli di Dead Space in quel modo non credo, anzi onestamente io non ho mai capito l'importanza di tutto quel metallo che ha addosso, onestamente, da ingegnere. Esatto, per esempio. Sì, nel senso non... è anche strano nello spazio, non lo so, non capisco il senso, ecco, perché alla fine se uno volesse dire, vabbè, per schermare, non lo so, tipo radiazioni cosmiche o radiazioni generali, non credo che a quelle frequenze il metallo ti possa più salvare. Là, a frequenze più elevate dell'ottica il metallo non scherma più tanto bene. Infatti nelle fibre ottiche usi il vetro, non usi più il metallo. Per quanto riguarda alla fine laboratori, possibili laboratori futuri, a livello di armature non credo, però potrebbe essere che arriveremo a una tecnologia tale che in realtà già si utilizza, soprattutto quando si fabbricano componenti di scala nanometrica, per esempio quando bisogna creare i transistor, si fabbricano i transistor. Si lavora in delle clinic room, e in sostanza chi lavora in queste date clinic room è completamente imbottito, comunque c'è una sorta di tuta, uno scafando per così dire, per evitare di contaminare l'ambiente. Quindi secondo me più che altro, più che armature, si arriverà più in quella parte in cui si indossare scafandro, si indossare più che altro protezione non per te ma per l'ambiente. Poi dipende anche di che ambiente parliamo. Negli acceleratori in generale, oggi come oggi, se in funzione accelerazione non si entra in nessun modo, cioè non ti fanno entrare, non esistono armature o protezioni per entrare. Si spegne, si aspetta che non ci siano più radiazioni e poi a quel punto avrai accesso alla macchina se devi fare un cambio, un upgrade, eccetera eccetera. Ma che livello di radiazioni raggiunge? se ha senso la domanda, non lo so, nel senso non voglio chiedere le conseguenze sul corpo umano, però ad esempio l'intensità radioattiva del... Il numero esatto non te lo so dire, però sicuramente non ti fa bene, nel senso... No, quello... sicuramente, diciamo, un check-up dal medico non te lo nega nessuno, però no, i numeri esatti non te lo so dire, onestamente. Non credo che sia mortale, ma credo che, almeno all'interno del tunnel, non è mortale, però sicuramente ti può creare danni non indifferenti al tessuto. Adesso ti posso fare due domande, perché secondo me ce n'è una molto interessante dalla chat, che Lag90 dice: un acceleratore nello spazio, quanto è assurda come idea e quanto gioverebbe a superare i limiti fisici e tecnologici indotti dall'atmosfera? Sì, è vero, è una domanda molto interessante. Allora, io personalmente non ne vedrei il motivo, perché innanzitutto la gravità è comunque una forza molto debole, interagisce pochissimo le particelle, quindi fare esperimenti sulle particelle sulla Terra o nello spazio, la gravità non dovrebbe come dire, perturbare più di tanto la fisica, la dinamica. Comunque all'interno dell'anello c'è il vuoto, non ti dico il vuoto assoluto, però c'è molto vuoto, prossimo veramente allo zero, e quindi comunque le condizioni di vuoto assoluto le raggiungi già sulla Terra. Non ne vedo il vantaggio, onestamente. Tu dici che a livello costruttivo, strutturale, sarebbe forse più difficile rispetto che costruirlo sulla Terra, e poi i vantaggi non ci sarebbero, non sarebbero così sostanziali. Non ci sarebbero vantaggi, secondo me, assolutamente no. Però non avresti il limite di dimensioni, immagino. Questo sicuramente, ma già si era parlato di un acceleratore con circonferenza lunghe quanto la circonferenza della Terra, quanto il diametro della Terra, quanto la circonferenza della Terra, si parlava, l'avevano chiamato il Globatron, una cosa del genere. Comunque era stato, non ti dico che era preso in considerazione, però era stato immaginato, se ne è parlato, sì, assolutamente, nelle statue del potere. Sì, sì. Però arrivare a quelle dimensioni, a quel punto, secondo me bisogna un po' risolvere più, bisognerebbe investire la ricerca più, a fare magneti più performanti, pensa se qualcuno dimentica due bottiglie di Heineken in Pakistan e tu magari sei come lo becchi. È come dire, facciamo le autostrade al ponte sullo essenzialmente. Assolutamente sì. E poi sempre dalla chat vai Ale, vai. Dalla chat ci chiedono effettivamente quanto dura la permanenza delle radiazioni dopo l'esperimento, cioè dopo quanto è sicuro il sito. Ma dovrebbe aggirarsi su qualche settimana o un mesetto, se non sbaglio. Io pensavo qualche ora, qualche settimana. No, alla fine sì, diciamo la finestra temporale di sicurezza è quella. Quando spegni gli acceleratori per un paio di settimane, un mese, non ti fanno... Quindi prima di accenderlo, questa è una domanda proprio scema, però te la devo fare. Sì. Diciamo, allora, se ci vuole un mese per far andare via le radiazioni, prima di accenderlo bisogna avere un buon motivo, nel senso, tu sei lì che devi fare proprio un esperimento specifico. E soprattutto, quanto rimane acceso? L'acceleratore, dici tu? Sì. L'acceleratore in realtà quando funziona per anni, nel senso che ovviamente si riempie la macchina di nuovi fasci, si fanno collidere e poi di nuovo da capo si riempie la macchina, si fanno accelerare le particelle e si collidono. Questo processo viene fatto tante volte, per 3 anni, 2 o 3 anni, ma ci sono già, come dire, la timeline in cui avrai i 3 anni di funzionamento, poi si spegne tutto e si fa l'upgrade della macchina, si sistema tutto, quindi si procede sempre in questo modo. Uno slot di anni in cui si fanno esperimenti, ovviamente si raccolgono esperimenti eccetera eccetera, e dai i dati, e poi uno slot di tempo in cui sistemi tutto quello che andava o fai i tuoi upgrade eccetera eccetera. Quindi se c'è un qualsiasi problema Se c'è un qualsiasi problema si perde tanto tempo, come per esempio quella volta in cui vi raccontavo che è esploso un arco dell'acceleratore per motivi che non ricordo. Comunque è passato un anno, perché ovviamente le tempistiche, beh certo, lì hai anche le tempistiche meccaniche. Poi comunque una volta che intervieni, creare il vuoto all'interno dell'acceleratore ci vuole tanto tempo, si parla comunque di settimane, quindi sono tempistiche molto lente. Mm-hmm. No, però è interessante, perché ad esempio uno come me che non ne sa niente, vedi, io pensavo si parlasse di ore, invece sono molto estese. Probabilmente la sicurezza si avrebbe già dopo qualche giorno, però diciamo il tempo di sicurezza è qualche settimana, un mese. Poi sicuramente già da prima si potrebbe entrare, però sai com'è, si cerca sempre di essere il più sicuri possibile. Certo, perché infatti dalla chat ci chiedono, quindi vuol dire virtualmente all'interno dell'acceleratore, esclusi malfunzionamenti, non si entra per anni, può anche non entrare per anni. No, ma c'è gente che diciamo per la lunghezza del suo contratto non ha mai visto l'acceleratore, c'è gente che lavora all'acceleratore e non l'ha mai visto in vita sua. Certo. Quindi, non è diciamo così comune, ecco, scendere giù nel tunnel e vederlo, è un privilegio anche per chi lavora al serio. Bello che deve essere una roba incredibile, perché per essere 27 km di circonferenza deve essere bello largo, cioè non so quanto sia grande il tunnel proprio a livello di arco ma in realtà alla fine è un tunnel molto stretto, c'è proprio giusto lo spazio laterale per camminare, per andare in bicicletta. Infatti i tecnici che lavorano si spostano in bicicletta, perché sennò non certo, lo sport atletico. Quindi sì, non pensare che sia così grande. È così grande, no, pensavo molto di più. I punti degli esperimenti, perché l'acceleratore LHC ha 4 punti in cui possono collidere i pacchetti di particelle, e là ovviamente c'è delle stanze molto grandi, perché comunque stiamo parlando di collisori, per dirtene una, Atlas è grande quanto Notre Dame. Quindi stiamo parlando comunque di dimensioni non indifferenti. O comunque un altro collisore tipo CMS, per esempio, ha più ferro la Torre Eiffel. Parliamo comunque di strutture imponenti. E sì, in quei particolari punti dell'acceleratore si hai delle stanze grandi vere e proprie. Ed è tutto sottoterra. È 100 metri sottoterra, sì. Incredibile. Questa roba. Tra Svizzera e Francia, no? Tra Svizzera e Francia. In realtà è più, se consideri anche l'acceleratore, è più in Francia che in Svizzera. Però la sede principale dove si opera, dove ci stanno gli uffici, è in Svizzera. Okay. E quindi nel corridoio ci passa una bicicletta a livello di larghezza? Più o meno? Una persona in bici? No, due biciclette ci passano. Ecco, spiegate, perché mi stavo chiedendo se ci passa solo una bici, che ci facevano 2 birre. Io sono rimasto lì, sto cercando di risolvere il mistero. Se ci passa una bici che ci... Non è così stretto. No, cioè, arriverò a capo, risolverò questa cosa per voi. Ce la faremo, sì. È vero. No, però è interessante. E invece la collisione, altra domanda un po' naif, la collisione ovviamente dal punto di vista visivo non si immagina che abbia un effetto visivo, o è soltanto, cioè voi vedete semplicemente gli effetti tra virgolette numerici? No, non vedi nulla, perché comunque la macchina è chiusa. Certo, no, questo lo immagino, sì. No, alla fine stiamo parlando di particelle che si scontrano, come due macchine che si scontrano ad altissima velocità, e poi tu vai a rivelare con dei detector appositi gli ingranaggi che volano, ecco, i pezzettini della macchina che volano, cerchi di capire qua o questo o quest'altro. Per fare un esempio banale, per così dire, i detector li puoi prendere un po' come se fossero alla fine dei pannelli in cui vengono assorbiti quelle particelle, no? Mm-hmm. Più lontano arriva la particella è più energetica, è più, diciamo, puoi discriminare la particella, cioè se si ferma prima sai che puoi avere solo quella particella, se invece la particella riesce a viaggiare, a percorrere più spazio per cui essere assorbita, sai che ha un'energia differente e riesce a collocarlo a un altro tipo di particelle. Quindi quello che vai a vedere alla fine sono i dati, un certo. Tot, tu a seconda di dove è stato catturato, a che energia stai lavorando, per così dire, e riesci a discriminare di che particella stiamo parlando. Sì, è molto... All'inizio se tu vedi i plot dici ma che non sono curve... No, non no, no. Ecco, però... Cioè in realtà che poi tanto. Alla fin fine non sono assolutamente un esperto, ma io mi immaginavo che fosse più o meno come gli studi di astronomia, che anche l'astronomia fondamentalmente te la spiegano in un modo molto visivo, ma quello visive sono quasi sempre riproduzioni ipotetiche, poi alla fine loro lavorano con grafici, sì, come la luce rimbalza, loro calcolano dimensioni, densità. Quindi era solo per farmi un'idea anche voi come lavorate. No, no, ma esattamente allo stesso modo, si lavora con i grafici, poi ovviamente le animazioni si fanno più che altro a livello magari divulgativo, sì, sì, per rendere il concetto un po' più semplice, no? Però non si lavora con... No, funzionano perché tipo su di me hanno grande impatto, a me piace guardare tipo i fasci che si scontrano. Si vende bene. Sì, 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 no, ma funzionano assolutamente per far capire un po' l'idea di quello che sta accadendo, ma poi, cioè, per vedere effettivamente cosa sta succedendo non è che ti dà molta informazione. Mm-hmm. Qua però mi chiedono che effetto ti ha fatto entrare nel corridoio. Che corridoio? Di casa mia? Di... Nei corridoi del CERN, nel tunnel. Più che nel tunnel, l'effetto più grande, o comunque mi ha impressionato molto di più, vedere i collider. Là proprio vedi il progresso tecnologico, quello che veramente l'uomo riesce a fare in questo momento, il massimo di quello che può fare l'uomo in questo momento. Assolutamente. Sì, che sono quelle stanze tipo della grandezza di, sì, Notre Dame di cui parlavi prima. Perché io adesso, sì, cerco dalle foto non... di un collider. Secondo me non rendono e non potete neanche capire l'emozione o comunque la sensazione che si ha stato veramente davanti a questi colossi di tecnologia. Per me è stato impressionante, assolutamente. Io infatti ho trovato un video... No, ma sarebbe veramente interessante. Cioè no, immagino che non sia fattibile, immagino, poi dal vivo c'è una profondità, una grandezza, cioè il sublime romantico, no? Vedi veramente la grandezza dell'intelligenza umana. Se deve essere Sturm und Drang, cioè, sì, lo Sturm und Drang chimico, artificiale. Ma comunque per chi fosse interessato, si organizzano sempre delle visite al CERN per poter scendere a vedere gli acceleratori, però ovviamente quando le macchine sono spente, certo. Infatti si organizzano per lab per poter vedere tutta la struttura e puoi anche davvero vedere dentro? Sì, 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 assolutamente. Ah sì? Vedi, questo quando è interessante. Quando gli acceleratori sono accesi puoi solamente accedere al CERN, c'è anche il museo, vedere i laboratori, però quando sono spenti le macchine si può anche scendere sotto, ti permettono ovviamente di fare una visita guidata, eccetera eccetera. Questo è incredibile, non pensavo. Infatti, ci porti. Alessio ha avuto l'occasione purtroppo per la pandemia di poter fare una visita virtuale perché abbiamo la pandemia in corso, però se non ci fosse stata questa pandemia sicuramente sarebbe fatta, diciamo, face to face nella realtà. Quindi adesso è spento l'acceleratore? Adesso hanno cominciato a riaccenderli, li stanno riaccendendo gradualmente, dal più piccolo al più grande. Ok. Quindi sì, stanno facendo i primi check-up, per così dire, e li stanno accendendo mano a mano. Io infatti a tal proposito, visto che appunto parliamo delle di cosa ho avuto il piacere e la fortuna di fare, io vorrei dire, e visto che siamo sempre nel contesto, nel ma è veritiero o no, quanto è plausibile o no, il computer di Sheldon Cooper, adesso io non so quanti ricordino la scena in cui lui è, mi sembra sta male, quindi per non, o per non infettare nessuno, per non essere infettato, lui ha questo computer con la maglia che va in giro, telecomandato in giro per la stanza con la sua faccia dentro. Ah, adesso ricordo. Sì, sì. Io ho avuto l'opportunità di fare compagnia al dottor Intelisano per un pranzo o una cena, che lui era in laboratorio, per non farli stare soli. Ci sono questi dispositivi a cui tu ti colleghi, non mi ricordo se era Skype o un altro... no, credo che fosse... un'app dedicata proprio per quel, e comunque io macchina. Esatto, io sono entrato in un computer come quelli che potevo telecomandare dalla tastiera, e cioè si fa per non lasciarli soli. L'Unione Europea fa di tutto. Questo era un video che avresti potuto mandare in loop, ad averlo avuto, sì. Adesso prima di passare al prossimo video, tra l'altro mi è venuta in mente anche un'altra cosa da affrontare dopo, ti farei la domanda: ci sono altri acceleratori in costruzione, e se sì, in cosa si differenzierebbero dagli altri? Questo un po' riprende ciò che abbiamo detto, ma è giusto per la chat. In costruzioni nel mondo sicuramente sì, perché si parlava in Germania sicuramente stanno costruendo nuovi acceleratori a Darmstadt. Comunque sì, in generale si sta investendo molto in quel campo. Per quanto riguarda il CERN, ora come ora non c'è nulla in costruzione. Il progetto, ci sono due progetti fermi che attendono approvazione. Sì, in quel caso se verranno approvati, allora sì, si avrà l'acceleratore da 100 km che vi raccontavo poco fa, e pure un altro tipo di acceleratore che è molto particolare, chiamato CLIC, però che probabilmente verrà scartato perché diciamo le nazioni che finanziano il CERN hanno detto uno o l'altro, non entrambi, ecco. Quindi... quindi a questo punto credo che si sceglierà, si rimarrà su quello esistente. Si sceglie l'acceleratore quello da 100 km anche per un fatto politico, quindi... per un fatto di sì, bisogna mantenere la supremazia, altrimenti il dominio. Esattamente. E quindi ne parliamo comunque al CERN, parliamo sempre solo di un acceleratore o più acceleratori di cui uno famoso, o più gli acceleratori sono tantissimi. Esatto, questo sono tantissimi, ma già ci sono anche piccoli acceleratori, diciamo stand alone, che per esperimenti secondari tra virgolette, però gli acceleratori principali sono 5 e sono una catena di acceleratori, perché in sostanza, soprattutto se si parla di particelle pesanti come possono essere i protoni o gli ioni in generale, infatti per questo si chiama Large Hadron Collider, sarebbe grande collisore di hadroni, e tu non puoi mettere particelle pesanti immediatamente alla velocità prossima alla luce e farli circolare una macchina di 7 km, tu li devi far arrivare gradualmente alla velocità della luce. E quindi tu, per andarci gradualmente, devi partire da acceleratori più piccoli, raggiungere una certa velocità, una certa energia, poi a quel punto verranno iniettati un altro acceleratore leggermente più grande per raggiungere una velocità ancora più grande e un'energia ancora più elevata, e così via. Questo per quanto riguarda particelle pesanti. Mentre gli elettroni la cosa è un po' più semplice, perché gli elettroni gli tiri una schicchiera e prendi già la velocità della luce, quindi esatto, là è molto più semplice. Però in questo momento sì, gli acceleratori sono quelli principali, sono 5 e sono collegati uno dopo l'altro, appunto, per poter raggiungere l'LHC, che è quello più grande. Ok. E così via, quando sarà, che se mai creeranno quello da 100 km, tutti gli altri saranno da iniettori alla cellula più grande, quindi va bene, così via si continuerà sempre. Perfetto. Diciamo un'escalation. Esattamente. Un'escalation. Adesso mi sto preparando. Adesso vogliamo farti litigare un po' con tutti. Ah, sì. E quindi tiriamo in ballo un... Mister, introduci tu, è giusto? Introduco io per merito. Per merito, esatto. Introduco sul campo, su gradi acquisiti sul campo. Esatto, siccome questa è una battaglia che va avanti da molto tempo, adesso ti introduco un pezzo di Interstellar. Non so chi l'ha visto in chat, Interstellar, no, però non è molto famoso. Un film che io ho adorato, mi è piaciuto tantissimo. Grande, grande. Vedo che qui non siamo tutti d'accordo, forse. No, sono io il problema. Forse Dettico cominciasse la cena, però accurato. E poi c'è l'altra parte di Interstellar, che forse è quella, correggimi se sbaglio, ma è la vera, perché finché parliamo... Non so se ti ricordi questa cosa. Onestamente no. Quando lui è avvelenato, lui ha quel momento nel 2 in cui è avvelenato dal metallo della calamita che gli tiene lontane le schegge. Sì, a un certo punto questo elemento lo sta avvelenando. Sì, perché lo sta avvelenando. E lui si ricorda che suo padre, all'interno della mappa, mi sembra, della facility in cui costruisce il reattore ARC, gli aveva lasciato una mappa, diciamo, molecolare, chimica, di un nuovo elemento. E lui a quel punto c'è questa scena in cui è in canottiera, tutto sudato, che crea questo nuovo elemento con cui poi si fa sia l'armatura che il reattore ARC. Te ricordi questa parte qui? No, onestamente ricordo molto poco Iron Man 2, Iron Man 3. Che non possiamo fartelo vedere, un peccato, perché era una bella scena. Cioè, questa parte qui è la cosa che posso fare nel frattempo. Puoi linkarglielo. Vabbè, alla fine nella descrizione penso che sia... è stata abbastanza esaustiva, quindi non lo so, posso partire già dalla descrizione a dire qualcosa? Certo, io sì. In sostanza lui è detto che usava un acceleratore per poter creare... A me ricorda, io mi ricordo un meccanismo simile a un mini acceleratore, sai, lui è tutto in casa sua, che ti ricordi che usa quello scudo di Capitano America per un certo... perché tipo c'era un braccio che era fuori, lui glielo mette sotto tipo stoppino, sì, e si alza. È vero. Comunque sì, costruisce un acceleratore a tutti gli effetti, sto verificando, sì. È un acceleratore. Guarda, ci sono tanti tipi di acceleratori. Alla fine, giustamente, chi non è del campo può pensare che esista solo un tipo di acceleratore, un anello in cui la particella circola e poi viene scontrata. In realtà ne esistono di vari tipi. Non lo so, per esempio, per fare un'analogia a un nuovo elemento, allora nuovi elementi con gli acceleratori non credo che siano mai stati creati in generale, però non credo che sia così fantasia, ecco, dire che fare una cosa del genere. Perché se pensate per esempio a un acceleratore particolare che abbiamo al CERN, anzi in realtà tutta una facility, si chiama l'Antimatter Factory, in sostanza alla fine è là che si è creato, oltre a creare i protoni, proprio a creare, scusate, non protoni, a creare positroni, quindi antimateria, abbiamo creato proprio atomi di idrogeno di antimateria. Ti prego, parlami di questa cosa. Approfondiamo l'antimateria. Ci siamo arrivati. Sì. Ma l'antimateria non è una materia così esotica, esiste in natura, si trova. Tu quando mangi una banana, in realtà il tuo corpo crea positroni, antimateria. Ovviamente in piccole quantità, perché sennò ti diventeresti pure energia e spariresti, sì. Sì. No, niente, alla fine l'antimateria non è altro che la materia però simmetrica, con carica opposta. Quindi se parliamo di elettronica, carica negativa, la sua corrispettiva particella dell'antimateria sarebbe il positrone, che è l'elettrone con carica positiva, e così via. Sì. Quindi il protone avrà come antimateria poi un protone con carica negativa e hanno le stesse identiche caratteristiche, solamente carica opposta. Sì. Quindi anche lì poi si apre l'argomento antimateria, no? Uno su tutti, il Angeli e Demoni, la bomba, la famosa bomba dal CERN, tra l'altro, esatto, la bomba antimateria. Quindi diciamo, è un, secondo te è un pericolo che le sprigionerebbe l'energia, sì. Ma quindi anche tu, cioè non solo due pianeti, anche tu fatto di materia, che è un modulo di atterraggio, un pianeta di antimateria, paff. Assolutamente sì, perché tutti noi siamo fatti delle stesse particelle, elettroni e protoni, quindi l'elettrone si annichilerebbe con il positrone e così via. Ma quindi da un punto di vista completamente teorico, proprio postulato, potrebbe esistere vita di antimateria? Assolutamente sì. Beh, cioè, per come dire, le concezioni che abbiamo oggi, sì, potrebbe esistere tranquillamente un Alessio antimateria e così via. Ma ci sono teorie addirittura che infatti ci sia un universo parallelo, tra virgolette, fatto di antimateria. Forse anche a quello si ricollegava il ragazzo che ci ha fatto la domanda se l'antimateria potesse essere come l'universo. Certo. Ci sono delle teorie che dicono che magari ci sia un universo fatto effettivamente di solo antimateria, come un universo gemello, tra virgolette. Sì. Però siamo sempre sulle teorie su... Beh sì, è la più immediata che ti viene in mente quando pensi dove è andata tutta l'antimateria. Bello, perché il problema è dove è andata, se c'è una versione positiva opposta, tra virgolette, di tutto, di ogni elemento, di ogni atomo della galassia, probabilmente magari dici, boh, magari c'è una parte proprio fisicamente opposta. È facile da figurarsela, no? Sì, assolutamente sì. Io ti volevo chiedere, praticamente in chiusura, una domanda nerdissima su una cosa che avevo letto su uno strumento particolarmente noto nella storia del cinema. Allora, parliamo di spada laser, giusto? Parliamo di spada laser. Quello che leggevo è che sostanzialmente, anche in base a come la luce viene riflessa, l'ipotetico cristallo, perché a un certo punto nella storia di Star Wars ti spiegano che come dovrebbe funzionare quest'arma. Dice che in realtà il vero limite alla costruzione della lightsaber sarebbe il fatto che tu puoi decidere quando fare partire la lama, ma virtualmente sarebbe un fascio di luce inarrestabile. Cioè, come fai a definire esattamente la lunghezza del fascio della spada laser? Quello non si può fare. Nel senso, tu quando non riesci ad avere quel fascio di luce confinato lungo la lama, no? Lungo 1,5 metri di spada, viaggiare, non ha confini in quel senso, non riesce a confinarlo in quello spazio per creare una spada. Per il cristallo sì, alla fine, quando si fa fisica con i laser, io adesso stoppo qui la stream e alla chat dico buonanotte e grazie per essere stati con noi e ci vediamo domani sera alle 9. Con ciao. Marvel contro DC. Esattamente. Buonanotte. Buonanotte.